Grazie Tommaso. Margherita Panziera, per poco ma fuori oltre il tempo richiesto per Budapest. Sì, cavoli, è 3 decimi, veramente poco. E sicuramente, cioè, mi sono accorta che magari ho fatto delle imperfezioni, quindi un po' la virata, un po' uscita dalla sub e stavano là quei decimi, però... Cioè, sinceramente da dopo stamattina non mi sentivo per niente bene, mi sentivo veramente svuotata, stanca e pensavo di fare addirittura di più, quindi comunque alla fine va bene, cioè so che ovviamente valgo meno di così e anche gli allenamenti della scorsa settimana erano andati molto meglio, però io mi sono dato tutto ieri al 100 e oggi ero veramente veramente distrutta e quindi non sono neanche riuscita a fare la gara come volevo, però vabbè, credo di essere qualificata per la staffetta per il mondiale, quindi spero comunque che tengano in considerazione che sono arrivata a pochi decimi nel tempo e di avere la possibilità di rifarlo al mondiale magari un po' più in forma. Grazie Margherita. Giusta la considerazione di Margherita Panziera per quello che riguarda l'ottica staffetta. A livello ufficiale comunque il pass per la gara individuale al momento non c'è. Sul blocchetto di partenza 1500 stile libero maschili, attendiamo lo start. Dall'alto al basso, mentre comincia lo svolgimento della gara, dalla 0 alla 9 troviamo Filippo Bertoni, Marcello Guidi, Matteo Lamberti, Luca De Tullio, Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Fabio Dalu, Ivana Giovannoni, Andrea Manzi e Pasquale Sanzullo. Folto il gruppo in rappresentanza del nuoto in acque libere, magari tra poco parleremo anche di questo. Dicevo giuste le considerazioni di Margherita Panziera, ma giuste anche le tue, sottolineate dalla stessa Panziera, cioè tante micro imperfezioni che però messe insieme hanno fatto sì che lei lasciasse lì i decimi che invece erano necessari per fare il pass per il mondiale. Certo, e... il discorso Panziera è sempre un capitolo a sé, no? nel mondo del nuoto, visto quello che è successo al campionato del mondo 2019, ma soprattutto all'Olimpiade di Tokyo. E in questo momento sembra che sia necessario fare un lavoro un po' più profondo su di lei, anche dal punto di vista dell'allenamento, perché deve ritrovare dei passi, degli automatismi che hanno da sempre caratterizzato il suo nuoto e reso, se vogliamo, superbo il suo modo di incedere in acqua. In questo momento non è così. La domanda è, concentrandoci su ciò che accade tra le corsie in questo momento, cosa può fare al di là del tempo limite che è 14:49, ma di rabbia, se di rabbia possiamo parlare, Gregorio Paltrinieri dopo quel centesimo lasciato negli 800 stile libero, che diciamo così fa sorridere ma che ufficialmente non lo fanno iscrivere nella lista per l'Ungheria? No, scusami, sorrido perché quando vedo il suo passaggio ai 100 metri a 55 e 89, anche in un campionato italiano, questa necessità di andare davanti, no? Di fare gara di testa, di non sentire la minima pressione, di essere unico, di sbaragliare la concorrenza, beh, mi fa sorridere, uno ci si affeziona a questo ragazzo che ha un modo di gareggiare che è fantastico, che non teme il dolore, forse da un punto di vista energetico non la scelta però in assoluto migliore. 2:24:08, ve lo diciamo noi, il passaggio di Gregorio Paltrinieri ai 350 metri, visto che in grafica non si è fermato il cronometro. Ai 2:50. Ai 2:50, pardon. Ci sono dei problemi con il sistema dei numeri, con il sistema di cronometraggio, qualche volta sul nostro monitor di servizio per alcuni aspetti, qualche volta in grafica, tratto in inganno da quello che si leggeva lì mentre vi raccontavo che proprio lì in basso a destra non si era fermato il cronometro. Ai 300 Gregorio Paltrinieri 2:53:68,
e ogni 50 da 29 e mezzo circa il suo passo, la sua andatura. Sì, questo ovviamente non semplice il passo da tenere, un passo paltrinieri, un passo molto importante. 29 e mezzo chiama in automatico il 59 ogni 100 e quindi una prestazione moltiplicato per 15 da 14,45. Sono cose grosse, 14,45, e qua vedremo intorno ai 1000 metri quanta energia avrà ancora da spendere. Un campionato per lui non totalmente diverso rispetto a tutti gli altri atleti qui, per l'impegno che ha avuto nei mesi precedenti nelle acque libere e se vogliamo anche per la minore pressione o obbligo tra virgolette di ottenere un pass, visto che credo che Paltrinieri si sia conquistato nel corso del tempo la possibilità di poter scegliere dove andare a gareggiare e poter parlare insomma con serenità anche con la federazione dicendo preferisco fare un mondiale o preferisco non fare un mondiale, però faccio io insomma quello che voglio, tanto nessuno mette in discussione la sua serietà. Tra l'altro per quello che riguarda Gregorio Paltrinieri, accennavi al nuoto in acque libere, prevista la sua presenza in Coppa LEN, starà un po' più stabilmente in Italia con il suo allenatore Fabrizio Antonelli, con il quale abbiamo parlato in questi giorni. Poi si diceva della Coppa LEN, si diceva di un paio di tappe tra Piombino, Alghero, poi Portogallo, Setúbal, lì cambia anche la situazione atmosferica per via della temperatura dell'acqua, eccetera, eccetera. Un Paltrinieri che non molla e che continua anche nel suo progetto di andare a parte il mondiale ma soprattutto all'Olimpiade a caccia di medaglie importanti, anche più preziose del bronzo conquistato a Tokyo all'Olimpiade. Paltrinieri che ai 500 metri un terzo di gara fa 4:52:34 e sempre sul 29,5 per quello che riguarda il 50 di ritorno. Beh, non malvagio, è da solo, quindi non semplice, ma nei 1500 c'è anche abbastanza abituato. Ha ottenuto delle grandissime prestazioni gareggiando con metri e metri di vantaggio rispetto a chi sta dietro. Lui ha un passo ed è questo, ed è un passo che è oggettivamente è formidabile, al quale noi piano piano ci siamo abituati e ci fa piacere che il stand ci abbia aiutato a aumentare il nostro standard di interpretazione dei 1500. Dietro quasi un terzetto perché non è perfettamente in linea, però cercano di andare a scatenare un po' di lotta per il podio. Domenico Acerenza che si è portato ora molto più decisamente in seconda posizione. Domenico Acerenza che transita 600 metri in 6:00:64 davanti a Luca De Tullio 6:01:47, quarta posizione. Il terzo del terzetto in questione è Matteo Lamberti che gareggia in corsia numero 2, la terza occupata dall'alto e che passa in 6:01:95. Gregorio Paltrinieri già dalla parte opposta in solitaria assolutamente 6:21:24, un passo gara questo che lo porterebbe in proiezione, possiamo già azzardare qualche previsione se dovesse rimanere tale? Beh insomma siamo tra il 40 e il 45, quindi nell'eccellenza assoluta e quindi abbondantemente sotto il tempo limite senza dubbio. Adesso andrà in rotta di collisione con il 50, il che vuol dire che da qui in poi potrà notare sostanzialmente 60 secondi ogni 100 metri accontentandosi tra virgolette di un'accelerazione finale per raggiungere il pass, ma lui non si accontenterà né di uno né dell'altro. Per ora fa 59 abbastanza basso per ogni due vasche, 59 e 22, è aumentata l'andatura nettamente anche per Domenico Cerenza che nell'ultimo 100 ha fatto 59 e 45, limitando l'aumento del distacco per quello che riguarda la testa di questi 1500 stile libero, quella in cui c'è come sempre Gregorio Paltrinieri. Stiamo parlando di un atleta che ha fatto nono all'Olimpiade sfiorando la finale di poco più di un secondo, una certezza di standard internazionale anche per Mimmo, oramai da un po' di stagioni si allena con Paltrinieri, prima erano entrambi alla corte del Moro, adesso sono da quanto? Da fine 2020, dalla primavera 2020 con Fabrizio Antonelli, e insomma lo standard qualitativo
anche di Acerenza è sempre stato altissimo. Si stacca dal gruppo, lui fa una gara in progressione, contrariamente a Paltrinieri non ha questa esigenza di forzare all'inizio, anzi si trova meglio quando va a costruire la progressione dal suo interno, e dietro c'è una lotta per il terzo posto ancora molto viva, con almeno tre atleti lì su linee vicine. Gregorio Paltrinieri, che nell'ultimo 100 aveva aumentato ancora il proprio passo, il passaggio agli 850 metri, 8:19:52. Vediamo quello dei 900, dai 1000 e 1200, se mai dovesse arrivare un po' di difficoltà, è quella la fascia gara in cui abbiamo ribadito più volte si comincia a fare conti con la fatica, una fatica che però nella maggior parte dei casi Gregorio Paltrinieri ha dimostrato di non sentire assolutamente in una gara che gli viene naturale. Grande, grandissimo il motore di Gregorio Paltrinieri, ancora un 59-23 nell'ultimo 100. Beh, comunque questa grande capacità aerobica di Paltrinieri e questa favolosa interpretazione dei 1500 lo porta a un passaggio agli 800 metri, adesso eravamo, è vero, ai 900, non così distante da quanto abbia notato nella gara individuale, era 7:46, qua è passato a 7:50, quindi siamo sostanzialmente sullo stesso passo su una gara lunga al doppio, e continua a martellare. Continua a martellare verso l'esaurimento dei due terzi di gara, cioè il passaggio dei 1000 metri, la gara per eccellenza di Gregorio Paltrinieri, 14:33:10 il suo record italiano, 14:33:10 che lo porta sul tetto d'Europa e lo porta anche ad avere il secondo tempo mondiale di sempre dietro il 14:31:02 di Sun Yang, quei 1005 dove di poco sopra i 15 minuti si mise in evidenza il Sette Colli del 2011 nella vasca del Foro Italico, un risultato che lo portò con matricola più bella di sempre alla Mondiale di Shanghai nel 2011, poi l'Olimpiade e poi piano piano il giovane Gregorio Paltrinieri è diventato Sua Maestà Super Greg, Super Gregorio Paltrinieri. Ai 1000 metri il suo passaggio era 9:48:41 e ancora un 100 da 59:02. Beh, fantastico, ci raccontava Fabrizio Antonelli di quanto sia attento a quello che succede in giro per il mondo, e ovviamente lui più di tutti ha seguito l'ascesa di Lucas Martens, il tedesco che ha attualmente ha fatto irruzione nel vertice del nuoto mondiale con un giro di crono micidiale dai 200 ai 1500. Ha notato 14:40 in stagione Mertens, e non è escluso che l'orgoglio di Paltrinieri lo voglia riportare in linea con quel tempo. 59:32, un decimo in più rispetto al 100 precedente per Gregorio Paltrinieri, che è assolutamente nulla in un 1500, specialmente in questa fase. Il parziale ai 1100 metri 10:47:73, per ora siamo in proiezione perfetta con quel tempo che vale il pass per il mondiale e che avevi ipotizzato tu, a meno che non cambino drasticamente le cose in acqua, ma non sembra questo il Paltrinieri che può cedere a una situazione del genere. Sì, diciamo che sorprende ancora di più il fatto che tenga ancora con questa efficacia, dopo averlo visto nelle altre gare non pensavo potesse gareggiare sui 1500, ed è un po' la sua grande caratteristica, quella della gara in cui ha sconvolto il mondo, riesce sempre a tirar fuori qualcosa di più, qualcosa di diverso. 11:47:14, superati i 1200 metri dietro Domenico Acerenza in corsia numero 5, mantiene la seconda posizione, passa 2:12:02:58 con 15 secondi di ritardo da Gregorio Paltrinieri, terza posizione sempre Luca De Tullio, in quarta posizione Matteo Lamberti, in scia Matteo Lamberti, un buon Marcello Guidi, ricordiamo Marcello che ha fatto parte del gruppo del nazionale del nuoto di fondo, era presente anche a Glasgow nel 2018 e tra l'altro si distinse per buoni risultati. Ebbene, qua ce n'è un bel gruppetto dei fondisti, c'è anche Manzi in corsia 8, Sanzullo in corsia 9, che fanno parte del gruppo dei fondisti, sappiamo quante gioie abbiano regalato all'Italia nelle discipline in acque libere. Meno di 4 vasche alla fine per Gregorio Paltrinieri, adesso aumenta leggermente il tempo che impiega per coprire le due vasche, 59
e 6, ma sempre questione di decimi, questione di spiccioli. 12:46:73 il suo parziale, già quasi dalla parte opposta della vasca, ha aumentato il vantaggio nei confronti di Domenico Acerenza, poi Luca De Tullio che sta cercando di liberarsi della resistenza di Matteo Lamberti. Un Luca De Tullio che si è riavvicinato a Domenico Acerenza, prova ad andare a impensierire Mimmo per la seconda posizione, mentre davanti continua l'assolo di Gregorio Paltrinieri, un 50:29:75 e ai 1350 metri 13:16:48. È curioso quello che succede dietro, non bella la situazione per Acerenza, essere inseguito da De Tullio, seppure il più giovane dei due, che ha un grande rush finale e lo espone al pericolo di perdere la seconda posizione. E comunque un terzo, un quarto, un quinto, nel suo complesso dei 1500isti di grande spessore, non inganni il vantaggio di Paltrinieri, sta andando fortissimo, ma dietro c'è un livello medio molto interessante. Livello medio interessante, vero, livello di Gregorio Paltrinieri assolutamente strepitoso, che ha una trentina di metri di vantaggio. Paltrinieri che passa 14:15:92 e manca una vasca alla fine per Super Greg, lui già nel ritorno, gli altri tutti nell'altro senso di vasca, 25 metri alla fine, il tempo scorre il cronometro, 14:34:35 e via così, ma 14:49:00 è il tempo limite per il mondiale e Gregorio Paltrinieri c'è, staccato il biglietto per l'Ungheria, staccato il biglietto per Budapest con un'altra bella prestazione come lui sa fare. 14:44:39 per Gregorio Paltrinieri, va a gara per la seconda posizione con il sorpasso di Luca De Tullio nei confronti di Domenico Acerenza, è De Tullio che la spunta, il tempo 15:00:36 per Domenico Acerenza, 15:00:65. Beh, che dire, Paltrinieri è lui ancora una volta. Nelle difficoltà, nei momenti in cui non sembra così brillante, nel campionato europeo in cui italiano, in cui francamente c'è poco da chiedere, lui regala sempre prestazioni magistrali e farlo nei 50 è certo difficile, ma farlo nei 1500 lo è di più. Avere la sua consistenza è impossibile. Continua a essere un caso unico nella storia del nuoto, con questa striscia di tempi di altissimo livello. E sono in 10 adesso ufficialmente con Gregorio Paltrinieri gli azzurri, che hanno centrato il pass individuale per il mondiale di Budapest. De Tullio, Quadarella, Pilato, Castiglioni, Miressi, Ceccon, Scalia, Martinenghi, Cerasuolo e Sua Maestà Gregorio Paltrinieri nei suoi 1500 stile libero. Ci fermiamo per l'ultima pausa, poi torniamo con la zona mista e il resto del programma di quest'ultima giornata dei campionati.